È un pigro pomeriggio di inizio primavera qui a Saxa Rubra e tutto tace, forse anche in ossequio, a quella che è una delle più grandi liturgie narrative della storia della radio italiana, quella di Tutto il Calcio minuto per minuto, che sta per iniziare anche questa domenica, ormai entrata nel suo 50° anno di vita. Minuto per minuto. Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Saxa Rubra di Radio 1 Rai. Tutto il calcio minuto per minuto è entrato nel 50° anno di vita, ma quanto manca proprio al compleanno numero 50? Manca qualche mese, nel senso che il compleanno sarà esattamente il 10 di gennaio del prossimo anno. In quanto la prima trasmissione allora aveva soltanto 3 campi collegati, venne trasmessa proprio il 10 di gennaio del 1960. E allora il primo campo c'era Nicolò Carosio, la partita mi pare che fosse Milan-Juventus o qualcosa del genere, una grossa partita. Il secondo campo Enrico Ameri ed il terzo campo era Andrea Boscione, e poi tutti gli altri risultati venivano dati dallo studio da quel gran signore del microfono che è stato Roberto Bortoluzzi. La rincorsa di Totti, il tiro a gol. Possiamo parlare di Tutto il calcio come di una grande opera narrativa dello sport in Italia? Ma io naturalmente sono parte in causa, quindi chiaramente dico sì, no? Però cerco anche di dimostrarlo. Io credo che ci sia un particolare che forse molti non hanno ricordato in questi giorni, nei quali si parla molto di questo 50° anniversario di Tutto il calcio minuto per minuto, che nacque in un momento particolare. 15 minuti 14 secondi, Juventus 0, Chievo 0. Primo aggiornamento per la Lega Pro in schedina, c'è il Ravenna in vantaggio al 13°, dunque Padova 0, Ravenna 1. Abbiamo detto il 10 gennaio del 1960, la seconda domenica. Ebbene, dobbiamo ricordare che una settimana, 8 giorni prima, i primi giorni di gennaio del 1960, moriva Fausto Coppi. Fausto Coppi, che era il mito assoluto, inarrivabile del ciclismo. E allora lo sport principale in Italia, nonostante molti parlassero di calcio, nonostante i titoli mondiali eccetera eccetera, però fondamentalmente lo sport più popolare, lo sport più vissuto era proprio il ciclismo. E ci fu in un certo senso, in poco più di una settimana, il passaggio fra il ciclismo che moriva con Fausto Coppi in una certa dimensione, poi naturalmente il ciclismo è rimasto quel grande sport che tutti quanti conosciamo, e contemporaneamente, attraverso la possibilità di dare al pubblico il racconto davvero minuto per minuto di quello che accadeva, cominciava questa grandissima passione per il calcio portata nelle strade con le radioline. Un giro di aggiornamento, soltanto minuto in punteggio Torino. Gran tiro di Del Piero, intanto respinto da Sorrentino, è il 38°, Juventus 1 Chievo 1 Reggio Calabria. Entriamo nel 40° minuto, Regina e Genoa sono sempre solo 0-0, Roma. Cavaronesi punta l'avversario, lato corto dell'area di rigore, Cavaronesi prova a portarsi la palla sul destro, poi sul sinistro, il cross e colpo di testa di crociere di Iaquinta. La diversità fra radio e televisione è semplice. Se io riprendo e guardo una partita per televisione, c'è qualcuno, possono esserci 10, 20, 30, 50 telecamere. La riprendono questa partita da tutte le parti, da tutte le posizioni. Poi c'è un regista che sceglie quale di tutte le immagini che ha a disposizione manda in onda. Nella casa del telespettatore arriva un'immagine sola, e quindi magari alla fine vengano fuori i dati dell'Auditel e dice la tal partita è stata vista da 6 milioni di persone. 6 milioni di persone hanno visto la stessa cosa, hanno visto la stessa partita. Della stessa partita viene raccontata per radio
e magari gli ascoltatori sono 500.000 invece di 6 milioni, io ho trasmesso 500.000 partite diverse, perché attraverso quello che io dico, quello che io ho detto, quello che io ho sentito, ognuno da casa sua, attraverso l'apparecchio radiofonico, si è creato la sua partita, si è creato il suo evento. Minuto per minuto. A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione. Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.